21 Pilots Saturday, sono le 14.47 e siamo in diretta su Radio Roma. Questo è il programma più inascoltabile a questo punto, direi, di sempre. Pensate, ci hanno lasciato fare 108 puntate e ancora non ci hanno arrestato. Comunque, volevo dire, ieri che vi guardavo da casa mentre c'era Mr. Cartone, che salutiamo, cioè non è che Mr. Cartone è piccolo vicino a lui, è lui che è grosso. È vero. Cioè, visto, abbiamo fatto Frodo e Hagrid. Sì. Mondi paralleli, Signore degli Anelli e Harry Potter. Esiste questa cosa dei Frodo ogni, no? Volta, cioè, ogni volta salutiamo tutte le associazioni a favore dei Frodi. Sì. E delle frode. E anche delle frode, anche della frode. Sì. Benvenuti Alessio Greco. Ciao. Come stai? Bene. Giovanni, come stai Giovanni? Ciao, bene. Giovanni, ricordami il cognome. Russo. Giovanni Russo, questo è Urbalen Tattoo Expo Roma. Yes. Sì. Ormai ragazzi siamo di casa. Siamo di casa, ma più che altro manca pochissimo a questo evento pazzesco. Siamo arrivati alla quinta edizione. Ci sarà 10, 11 e 12 settembre al Palacavicchi di Roma. E è tutto pronto ormai, dai. È tutto pronto. Aggiungiamo sempre qualche notizia in più di giorno in giorno. Per esempio sul sito, su come si possono prendere i biglietti. Diamo un po' di notizie anche te. Esatto, comprare i biglietti su Ciao Ticket online, dove tra l'altro questi giorni ne abbiamo venduti molti. Sì. Poi il Covid, comunque molta gente è portata a comprarli online rispetto alle altre edizioni. Certo. Quindi su Ciao Ticket si possono comprare, venendo anche lì. Ah, perché si possono comprare anche fisicamente. Sì, però. Sì, anche dove? Lì all'entrata, diciamo. All'entrata del Palacavicchi, c'è un box? Sì, c'è un box. Ah, vedi, questo non lo sapevo. Sì, all'entrata. Sì, esatto, un boxer. Un boxer grande. Sì. Io stavo aspettando una cazzata di delle donne. Tante le novità. Quest'anno rientreranno con noi gli skater, l'hip hop con Giovan Battista Adesso Russo. Ne parleremo, infatti. E attività che lo scorso anno, voi sempre per il Covid, si erano un po' fermate, no? Tutto ciò che era dance, che era concerto rap, certo. E il rap anche quest'anno sta fermo, purtroppo. Ieri non te l'avevo chiesto, i ragazzi del basket paralimpico ci torneranno a trovare. Torneranno Downtown Basket e torneranno i ragazzi del Giovani e Tenaci del Santa Lucia. Sì, salutiamoli, bravissimi ragazzi, diversamente abili, carini, che sfideranno noi abili, diciamo. Con cui abbiamo giocato l'anno scorso con Geppo e abbiamo perso. Ma ragazzi, avete portato siamo delle pippe al sugo, solo no, avete portato comunque l'America, quella degli anni 80 a Roma, è una cosa fighissima. Anche 90, assolutamente, anche 90. Cioè, con le idee innovative, poi tra l'altro, no? Cioè, beh, noi siamo degli appassionati. Io insieme ad Alessio abbiamo trovato, nonostante io ancora non ho tatuaggi, abbiamo ha detto trovato che se lo farà. Sì. Ancora. Ma ha fatto già la bozza. Ma tu lo sai che lui è un attore comico nato. Dalla stanza fisica non lo direi. Oh, sì. Giovanni, tu ti occuperai appunto della direzione artistica dell'evento, ma anche del ballo street. Sì, mi occupo della parte street dance. Dici un po', vai. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Grazie a te, grazie. E ringrazio a voi. Alessio, con cui collaboro, con lui e con la sua kermesse da 3 anni. L'anno scorso, ahimè, per questa situazione del Covid, ci siamo dovuti un attimino bloccare per capire un pochettino di interpretare quello che poi per il mondo della street dance, come della danza in generale, erano poi le disposizioni sul decreto. Però nei primi 2 anni abbiamo collaborato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il primo anno ho organizzato soltanto la parte delle battle. Le battle sono delle esibizioni dove due ballerini si confrontano all'interno del cypher, diciamo. Il famoso cerchio cui tutto è nato, quindi l'elaborazione dei passi. Sono delle sfide in realtà. Esatto, dai. Sì, sono delle sfide. Quindi abbiamo avuto il DJ, abbiamo avuto dei giudici che sono delle persone che nella loro disciplina, mi pare che quell'anno feci le battle di breaking e di hip hop soltanto, quindi 2 discipline. E abbiamo invitato dei giudici, abbiamo invitato dei DJ top di grande livello nella scena nazionale. Sì. Mi ricordo uno dei giudici del breaking fu B-Boy Cacio, che in questo momento sta nel comitato olimpico per la breakdance, perché la breakdance, come voi sapete, è diventata Palermitano. Una disciplina, sì, ed è diventata una disciplina olimpica. Sì. Quindi il primo anno abbiamo fatto le battle. Il secondo anno invece abbiamo invitato delle crew del territorio sul territorio nazionale, hanno fatto degli show.
Per cui hanno preparato il loro pezzo in crew, l'hanno portato sul palco. Abbiamo avuto anche in quel caso un ottimo riscontro da parte del pubblico. Bene. Poi ci siamo fermati e quest'anno invece ci sarà un contest che vedrà protagoniste le crew di tutta Italia. Bene, ci saranno tante crew, immagino. Sì, sì, sì. Bene, speriamo, ce la auguriamo. Allora noi ci andiamo ad ascoltare un disco e poi io, scusami se non ti guardo, noi guardiamo sempre in camera, sì, così sì. Che ci salutiamo anche i nostri ascoltatori al canale 115 del digitale terrestre, ma ricordiamo anche di scaricare l'app di Radio Roma su iOS oppure Android e andare sul sito www.radioroma.it/diretta, così potete vederci tutti i pomeriggi, sì, dalle 2 alle 5. No, dicevo, non è che glielo devi vedere ogni volta, una volta basta, non glielo dire crew. Non glielo dire crew. Mi è piaciuta California Love Tupac, per rimanere un po' in tema, dai. In facci tema un pezzo, un balletto live. Mi raccomando tutti a Urbanland, ragazzi. Il disco, ragazzi, che disco, Tupac. Quando mancano 4 minuti, anzi 3 minuti alle 15, stiamo parlando di Urbanland 2 Expo in collaborazione con Radio Roma, 10, 11 e 12 settembre al Palacavicchi di Roma, una delle più importanti fiere di tatuaggio e non solo, streetwear, Urban Land a 360 gradi. È vero, il paese, la città, il mondo dell'urban, sì. Rappresentato da Alessio, come ti è venuta l'idea di creare questa manifestazione 5 anni fa? L'idea è stata quella di portare qualcosa di nuovo, no? Come si diceva prima, uscire un po' fuori da il mondo del tatuaggio associato per forza ai bikers, al burlesque, al rockabilly. Com'è che hai detto burlesque? Burlesque. Ho sentito che parla burlesque lui. Sì, Zlatan, lui burlesque. Quando parli di urban devi parlare di me, capito? Perché? Perché io sono l'unico che ha rovinato i mondiali di palla avvelenata. Perché ho trovato l'antidoto. Ovvero? L'antidoto alla palla avvelenata. Allora, quindi, e com'è nato proprio? Com'è nato Urbaland? È nato da... Cioè, te lo ricordi? Sì, forte passione. Sì. Di creare un evento. Cioè, noi vogliamo proprio sapere, tipo, una sera ero lì, ho parlato con qualcuno. È triste un po', eh? C'è anche la parte triste. L'episodio è stato triste, nel senso che io nel primo grande evento che ho fatto a Latina, a Campoverde, su 5 ettari di terreno, sì, volevo ricreare un po'... Nel piccolo, un po' il Monegros. Non volevo fare un evento solo legato al mondo dei tatuaggi. E lì ci ho rimesso l'osso del collo, perché lì abbiamo avuto un nubifragio per tre giorni. Tutti e tre giorni. E ho dovuto ricorrere a prestiti bancari per ripagare tutti i fornitori. Ho investito tantissimo e abbiamo avuto la forza di rialzarci, spostarci a Roma e fare una cosa più a misura, certo, di quello che e questo vi fa onore, perché sì, cioè, dopo una caduta del genere, e secondo me ti ha anche insegnato, permettimi, sì, di cominciare, diciamo, con un passo più piccolo. Esatto. Magari però purtroppo devo essere onesto, io venivo da una multinazionale dove gestivo questo, ma ovviamente lì gestisci dei budget aziendali, certo, quando i soldi sono tuoi, no, nel senso, no, perché non ero responsabile di loro, no, certo, però è diverso, magari ero abituato a spenderli in maniera diversa, certo, e poi comunque, ragazzi, il meteo, quando, certo, sei in mano veramente, certo, al Signore, esatto, e siamo stati molto nulla sfortunati, però abbiamo avuto la forza, e poi da lì poi invece un successone, bene, sono di contento, anno in anno. E perché, scusami, è arrivato il Covid, hai fatto una cosa enorme, sì, e poi sei ripartito a piccoli passi, ecco perché vieni sponsorizzato da Sarallo Famosi, assolutamente sì, che fa cagare con la trasmissione, cioè, potresti andare da Marco Napoleone. Dovresti andare da Bruce Paciullo, da diverso. Salutiamo che cazzo tutte le associazioni che a tutela degli altri programmi di Radio Roma. Giovanni, allora, cosa accadrà oltre alle battle? Come la prevedi questa tre giorni? Allora, se ci puoi spoilerare qualcosa. Sì, la prevedo, spero di fuoco. Allora, intanto vi presento già, perché sono già presenti sulle nostre pagine social, sulle mie, esatto, dell'ente che rappresento a livello nazionale e di Urbanland, sono già presenti tre giudici, che sono tre coreografi insegnanti di fama nazionale ed internazionale. Innanzitutto vi dico che le categorie che potranno essere ballate dalle crew, sì, non è soltanto l'hip hop, ma possono miscelare qualsiasi tecnica
danza proveniente appunto dal mondo della street dance, locking, walking, breaking, tatting, contaminazione, no, tatting. I nomi dei giudici, allora, svegliamo. Vai, che dobbiamo andare in pubblicità. Dall'Argentina, Sol Gilgorri, poi ci abbiamo Giovanni Mauriello che viene da Napoli, direttore artistico di Unbox, e poi abbiamo Antonio Buonavoglia, che è il coreografo di alcune delle crew, tra le poche, che si sono classificati alle finali mondiali a Phoenix dell'Hip Hop International. Quindi il coreografo benissimo, degli Alpha Kids, Omega Kids. Allora ragazzi, io voglio ringraziarvi ovviamente, e noi di solito alle 15.30 regaliamo due biglietti per Urbaland da due Expo Roma, perché facciamo indovinare al nostro pubblico la canzone poetizzata. Noi qui in presenza ci rivedremo poi a settembre, però ci saranno un po' di collegamenti, magari anche la settimana prossima che saremo a Cinecittà World, magari faremo qualche collegamento telefonico. Buonasera. Quindi ricordiamolo ancora, 10, 11 e 12 settembre, Pala Cavicchi di Roma, Urbaland Tattoo Expo, la quinta edizione, dove voi sarete presenti all'interno, dove noi saremo, nel weekend faremo la diretta ufficiale di Radio Roma, proprio da te sul palco. Accorrete in tantissimi, saranno oltre 350 i stand, circa 350 stand di tutti i tatuatori del mondo e d'Italia. Esatto. Abbiamo venduto già oltre 400 milioni di biglietti, quindi ragazzi ci divertiremo. Gli ingressi saranno contingentati, vabbè, ovviamente Green Pass, tampone e quant'altro, immagino. Esatto. Bene. Grazie ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Grazie a voi. Ci proviamo. Sempre così, Super Street e Super Urban Land. Ce ne andiamo in break, tra pochissimo abbiamo una cantante emergente che ci presenterà il suo nuovo disco. A tra poco, Radio Roma, saranno famosi. Emotion.